intanto volevo unirmi a voi tutti per rendere omaggio, come sempre, con tutto il cuore alla persona che negli anni ha permesso a tutti noi di essere gli uomini che oggi siamo. Grazie al Presidente Manzoni. Detto ciò, un ringraziamento di cuore a ieri sarà tornata la prima giornata di questo campionato 2016 che ha visto la partecipazione degli atleti impegnati nelle discipline del light combat, kick light, K1 e low kick. Una giornata davvero strepitosa, fantastica, nel pieno rispetto ovviamente delle regole sportive, ma soprattutto con la partecipazione di alto senso morale, di alto spessore tecnico. Ancora una volta voglio ringraziare per l'impegno profuso a favore della regolarità e rispetto delle norme i signori giudici. Grazie mille. Grazie. Oggi è il vostro campionato finale di sport. Qualcuno di voi vincerà, ma credo che sicuramente sarà tutta la classe a portare a darmi la soddisfazione di essere ancora una volta protagonisti nella scena del rispetto delle regole. Corpo arbitrale capitanato dalla Commissione Nazionale Arbitri, maestro Gianni Di Bernardo. Maestro Leone Pere, alla fine. Lorenzo Romanazzo, prego. Non la sapete proprio di dire. Il maestro Leone Pere. E il coordinatore della CDA, il maestro Marco Lompato. Grazie anche all'intervento del servizio sanitario che certamente vi auguriamo oggi davvero di essere più rilassati possibili. State tranquilli, rilassati, speriamo di non avere mai bisogno del vostro intervento e mi pregio presentare, ma soprattutto ringraziare la dottoressa Viscote, grazie, il dottor Ferro Lione, grazie, e il nostro medico federale Vitale Monte. Un grazie di cuore a tutti coloro che hanno permesso la realizzazione di una prima fantastica giornata e sono certo che oggi si ripeteranno nella precisione della regia di questa organizzazione, per cui un applauso e un ringraziamento alla Commissione Organizzazione Gare con Francesco Manzoni. Paolo Leoni. L'ovazione per il dottor Giorgio Gelavolo. Bravo Giorgio, complimenti. E il super maestro, una macchina intancabile, davvero colgo l'occasione per ringraziarlo per questo termine di questa prima parte dell'anno sportivo. È da un anno che ci sentiamo circa 5, 6, 7, a volte anche 15 volte al giorno. Un treno instancabile, preparato, capace, volenteroso. Grazie al supervisor Nicola Trena. Ovviamente coloro che sono i nostri angeli custodi che lavorano quasi di sordina ma in maniera incessante affinché tutto sia al meglio, ma anche per la gestione dell'aspetto anche amministrativo della federazione, per cui con piacere le nostre colonne portanti, Claudia Rivolta, Betty Castronovi, capitanate dal dottor Stefano Vito Monti. Un grazie di cuore a una presenza eccezionale che ho il piacere di ospitare qui ai nostri campionati italiani, componenti della JJF, Jiu-Jitsu Federation Internazionale, con i quali abbiamo siglato un rapporto di convenzione che sicuramente porterà degli interessanti sviluppi in ordine non solo tecnico, ma non solo numerico, ma bensì anche di crescita di quello che è il progetto di questo.
e ho l'onore di ospitare il membro della Commissione Mondiale della CGIL, Samantha Bardelli. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Direttori tecnici della Nazionale, sono coloro che guideranno i vostri atleti, ai prossimi campionati del mondo di Dublino e i campionati d'Europa per divisi e per specialità che si svolgeranno in Grecia. E avremo notizie, la prima data era location, era Turchia, ci sono delle contrattazioni politiche in corso, comunicheremo lo Stato se rimarrà tale la Turchia o se la UACO, la nostra federazione di riferimento, deciderà diversamente. Quindi K1, Kick Light e Locking previsti per la Turchia. Guideranno tutti i vostri e i nostri azzurri che danno tanto prestigio, tanto pregio, ci danno con le loro sicuramente medaglie, ma sicuramente partecipazione di alto spessore, per cui per la Kick Light Omar Vergallo. Ricordo Stefano Pavone, è il dirigente del settore Bruno Campino. Per il Marco Volta, Manuel Nobio, Alessandro Mila, Michele Zuma. Per il punto Paolo Liberati. Per il Polo Freddo, saputo di voler offrire un mega applauso
al mega presidente della Federazione Italiana di Boxe, Italiano su Boxe sarà il maestro Donato Milano. Grazie, grazie mille. Fate un applauso solo per tutti voi. Thank you.